Veniamo dalla provincia di Salerno, dalla costiera amalfitana e dal mercato San Severino, dove abbiamo portato la colatura di alici e il pomodoro San Marzano. La colatura è un derivato dalla salatura delle acciughe rigorosamente di Cetara, del Golfo di Salerno, messe sotto sale. Dalla derivazione di questo liquido viene passato, filtrato e poi passato per dei cappucci, si fa invecchiare, si fa maturare ed è un antichissimo condimento. I pescatori li usavano anticamente per condire la pasta, se c'era, oppure le verdure, le patate, i broccoli e tutto quanto. Per chi sa di un po' di gastronomia, si rifà al vecchio garum usato dai romani. Quindi trovate questo tipo di discorso anche con dei cenni storici appunto dei romani. Poi abbiamo fatto il pomodoro San Marzano, siamo all'interno dell'area salernitana, nell'agrocino sarnese. Noi siamo terra di agricoltori alle falde del Vesuvio appunto, dove la fertilità dà questo pomodoro straordinario. Una nostra ricerca fatta dal ristorante Casa del Nonno e da Acqua Pazza di Cetara, abbiamo estratto questi due prodotti e col pomodoro proponiamo un erede del vecchio San Marzano, che è lo Smack 20, un pomodoro riconosciuto dalla Facoltà di Agraria di Portici, messo con un sistema tradizionale in vaso di vetro, appunto lei sta filmando, e con foglia di basilico e succo dello stesso pomodoro San Marzano. Con il pomodoro abbiamo condito la pasta dell'antico pastificio Vicidomini, un pastificio tradizionale. Voi sapete che la Campania è terra di pasta, Gragnano e anche l'agrocino sarnese. Noi si approfitta della telecamera di Genta TV per ringraziare chi ci ha invitato, e sarebbe Chef Kumalé, l'amministrazione comunale, gli organizzatori, perché l'accoglienza è stata eccezionale. Abbiamo conosciuto questa splendida cittadina molto con molto piacere. L'organizzazione è ottima, speriamo anche negli anni a seguire di essere qui, insomma. Grazie a tutti. Il primo piatto che vedete qui è una fregola, è una pasta di semola di grano duro artigianale impastata con l'acqua, è condita con una salsa e frutti di mare. È un piatto semplice, estivo, a base di mare. Mentre questo che troviamo qui è un Maloredus alla campidanese ed è sempre una pasta di semola di grano duro impastata con acqua e zafferano di San Gavino, condita con un sugo fatto con la salsiccia fresca sarda, il finocchietto e del pecorino sardo. Stasera abbiamo preparato un nostro piatto tipico della zona del Trapanese, che è il couscous di pesce, e poi un piatto tipico siciliano in genere, che sono analetti alla siciliana con dei dadini di melanzane e del formaggio del primo sale, formaggio nostro tipico. Cioè il couscous bisogna cominciare a prepararlo 3 ore prima, perché va cotto a vapore, poi a parte viene fatta, come lo facciamo noi, una zuppa di pesce, quindi deve cuocere a vapore 1 ora e mezzo, poi viene condito con la zuppa di pesce e prima di essere mangiato deve riposare 1 ora, quindi è un piatto che richiede molto tempo. Mentre anelletti vengono fatti con della carne macinata, sia di maiale che di vitello, quindi si fa questo ragù, poi si lessano gli anelletti, si mettono al forno, quindi si condiscono con questo ragù, con strati di melanzane fritte e questi dadini di primo sale. Questi sono dei cappellacci di zucca con ragù di carne. Praticamente bisogna impastare la pasta, che sono un uovo, sono 100 grammi di farina ogni uovo. E poi bisogna cuocere la zucca e cavarla e fare un impasto, fare forma di cappellaccio, diciamo. E il ragù bisogna far soffriggere la cipolla, il sedano e la carota e poi mettere dentro la carne con del passato di verdure. Per fare la pasta 1 oretta, il ragù 1 ora, quindi 2 ore complessive. Queste due sono due crostate fatte con marmellata di ciliegia e marmellata di albicocche. Questa è la torta tagliolina, che è fatta con la base di pasta sfoglia, noci, burro e mandorle. Sopra c'è la pasta tagliolina cotta al forno. Poi questi sono biscotti
Queste sono tortelle di sfoglia ripiene con la marmellata e questi sono degli altri biscotti con sopra lo zucchero. Sono tutti cotti al forno, di tutte praticamente fatte con farina, uova e burro e acqua.